nella pittura e nella scultura di Andrea Simoncini e Lorenzo Gallicani. E la curatrice della mostra, dottoressa Roberta Cinini, storica dell'arte, alla quale io prendiamo la parola per introdurre la propria introduzione di questo evento. Prego. Intanto, diciamo la location della mostra, che è nella sala consiliare del Comune di Fiesole, e appunto, come ha già detto Andrea, è una doppia personale praticamente. Simoncini con la teoria dei suoi nomi più recenti, e Lorenzo Gallicani con i suoi marmi e le sue cose. Due artisti che da qualche anno già dialogano tra di loro, e li abbiamo già visti, questo credo sia il terzo appuntamento positivo che li vede insieme. E direi che al di là della loro reciproca stima e amicizia, nonché rapporto familiare, ma questo è solo un inciso, ci portano opere che veramente stanno bene in dialogo, perché direi che il loro fenomeno è proprio quello di muovere da motivi ispirativi e culturali che si richiamano alla classicità, per poi porgerci a quella che è la loro interpretazione assolutamente contemporanea. Andrea Simoncini diciamo, è il più navigato dei due, quindi è presente sulla scena artistica non solo toscana, con molti anni, e nel tempo devo dire che comunque la sua è sempre una ricerca in progress, soprattutto per quanto riguarda la tecnica della pittura. E infatti noi, diciamo, per anni eravamo abituati ai suoi quasi monocromi nei colori della terra, mentre questi lavori di questi ultimi anni riscoprono una nuova energia, un dinamismo che viene un uso assolutamente diverso del colore, quindi molto policromo, colori accesi, molti primari, sì, e sì, un nuovo clima, diciamo, che rende ancora più evidente questa trasposizione tra i riferimenti al passato e la lettura contemporanea. Infatti nella sua narrativa pittorica è sempre presente come tema ispirativo il mito. Il mito è inteso ovviamente non come favola da tramandare, ma anzi come, diciamo, come rituale, un motivo d'origine un po' di tutta la cultura e della civiltà, non soltanto occidentale, ma cultura la sua mitologia. Sì, tutti i riferimenti sono ampi, si spaziano. D'altro canto le sculture di Lorenzo Gallicani, che invece si partono, diciamo, da tematiche che si ispirano alla realtà, quindi ritratti di figure che conosce, che poi però trasfonde attraverso un uso del marmo diciamo che si fa all'antico e quindi che predilige l'uso di strumenti manuali e non l'ausilio di quelli meccanici, e che privilegia anche spesso questo contrasto affascinante tra la bellezza, la superficie e la parte, diciamo, appena smorzata, quindi non finito. Anche lui quindi, diciamo, si ripercorre le vie della tradizione per poi porgerci quella che invece è la chiave della sua ricerca, una ricerca intrisa di intimismo, fatta di silenzi, sono figure assolutamente molto assorte, riflessive. E quindi una ricerca dell'anziano. Bene, grazie. Grazie, allora ringrazio la dottoressa Fiorini per la sua magnifica esposizione dei nostri lavori, e come sempre molto, molto centrata. Thank you.
la ricerca del gesto e del colore mi ha portato a questo. Questo scenario fantastico di una cintura della città, di un paesaggio urbano, no? Una fattispecie, un eventuale buone, questo tutto molto schiacciato, queste costruzioni che possono ricordare anche la classicità. Questa è una mia versione del Padre Giorgio, leggendola questa faccia. Questa è la presidenza del Teatro Legge di Mosè. Queste sono le tavole della legge, adesso a spatola perché volevo questo invece è trasparente, in effetti lui segue la via d'orizzonte del mare, vedete? Sì, è un po' in trasparenza. Ci ha fatto questo regalo immenso, è venuta apposta, ha lasciato l'esame che lei aveva consiste alla fondazione ed è venuto a trovarci e ci ha omaggiato, guardi, è un regalo che lei non sa quanto ci fa piacere. Ci tenevano tanto, signorina. Lui è l'assessore. Sì. Quello è l'opera. Sì, quello è l'opera. Qui sembra fare un vento che smuove questa gonna, vero? Il maestro Simoncini faceva presente
lascerà al comune questo quadro che ha fatto ad hoc per noi con le campanelle di Fiesole, con alcune figure tratte dal museo. La nostra pianfetta che già che via via è stata creata in questi anni, e quindi niente, lascio subito la parola a Paolo per presentare questa mostra. Grazie al sindaco di Fiesole, come aveva detto, quando uno ha la fortuna di amministrare una città, in questo caso con la delega della cultura, si conoscono persone che sono spesso persone di una profondità e di una passionalità che ti coinvolgono. È stato il caso dell'incontro fortunato di Andrea Simoncini, perché con lui parlando aveva presentato una mostra insieme al Consiglio regionale della Toscana e mi fece vedere il catalogo e da lì vide lo spazio, aveva seguito le nostre mostre di altri artisti che abbiamo presentato a Fiesole e quindi insieme costruimmo questo progetto. Parlando con lui poi venne quasi naturale ritrovare un altro artista, come diceva il sindaco, un altro maestro, Lorenzo Galligani, in questo caso scultore, che avevo seguito in questi anni, gli anni passati, e che questi marmi bianchi, molto dire, antichi, ma moderni allo stesso tempo, abbiamo un bellissimo volto alle nostre spalle, e avevano affascinato, e quando Andrea mi disse ma si potrebbe fare una doppia mostra di scultura e pittura legata a Fiesole, legata ai miti di Fiesole, che ovviamente dopo mi ricordo di me, Roberta Fiorini, che ha cucito, che ha curato la mostra, e rappresenta davvero, come dire, un momento di profondità e anche di grande connessione con la città di Fiesole. Ecco perché anche io sono molto felice che il maestro ha donato questa opera molto simbolica a Fiesole, e anche emozionato del fatto che a tutte queste presenze illustri della Repubblica si unisce quella fantastica della professoressa Emilia De Gori, che ovviamente Andrea Simoncini ha fatto una sorpresa, non me l'aveva detto, quindi è stata davvero una sorpresa bellissima, e non so se la professoressa Emilia vuole dire una parola di saluto prima di dare la parola a Roberta. Grazie. Sono molto contenta di trovarmi qui, che non prevedevo, non immaginavo, mi sono trovata qui calata in una festa per onorare un artista che vale molto, come si vede dai dipinti, e al tempo stesso non posso non rallegrarmi di questa, diciamo, ricchezza creativa che ci caratterizza e che appunto si esprime qui in questo bel esempio. È vero, in un centro minore, ma che appunto ha la sua storia e la sua tradizione. Perciò questa è una sede bellissima, penso che l'artista sia contento di essere qui, proprio perché si tratta di Fiesole, si tratta di questo palazzo, e io confermo che è una scelta bellissima e che può essere lieto di essere esposto qui. È un piacere anche per me, perché da molti anni seguo la carriera artistica in particolare di Andrea Simoncini, essendo, come ho detto poc'anzi in un'intervista, il primo amicato dei due, nel senso che è più giovane, quindi è da almeno anni che è presente alla rivale. Thank you.
La mia avventura c'è questo indirizzo, sto cercando di entrare un po' nella storia, nella narrazione, l'aggancio al classico, per dare un'immagine narrativa al quadro, perché il quadro io penso proprio un concetto, non si può dipingere per dipingere, si può dipingere per esprimere, per dare sensazioni, per raccontare qualcosa, se no diventa fino a se stesso, diventa un lavoro, insomma, è un dipingersi addosso, un po' chiuso. Ecco. Sì, poi spesso l'artista deve anche esporre a chi guarda deve cosa vuol trasmettere. Dare messaggi, perché, no? Sì, sì, ma anche magari, ecco, anche spiegandomi spesso, perché perlomeno io, insomma, nella mia non conoscenza di tanto mondo dell'arte, sì. Apprezzo quando lei, appunto, anche quando all'inizio ci spiegava l'inaugurazione un po'. Sì. Fa piacere sicuramente, perché uno entra un po' più dentro, entra un po' nel mezzo. Sì, ringrazio, sì, cerco di coinvolgere lo scrittore, lo spettatore, perché il ponte che serve da aggancio al fruitore, questo il messaggio deve comunque venire dal lavoro e deve stimolare una riflessione, altrimenti diventa diventa un lavoro quasi inutile, secondo me, perché se addirittura non ci sa uno scopo, un fine, diventa un lavoro accademico, inerte, senza stimoli. Io lo vedo così. Poi si parla di pittura a vari livelli, chiaramente la pittura informale ha una sua storia, e lì bisogna essere ancora maggiormente preparati per affrontare l'argomento, perché ci vuole un bagaglio veramente solido. Perché le persone che vanno nella mostra d'arte informale, se aperto il Museo del 200, ci sono delle cose che sono sperimentazioni di 70-80 che sono abbastanza toste. Bisogna entrare in quel mondo, in quel concetto, perché c'è uno sforzo da coinvolgere. Ma lo sforzo deve essere bravo, deve essere sia da chi guarda, ma anche da chi propone, perché altrimenti diventa un ricatto, capisci? È vero? Bene. Però devo dire che Firenze e anche Chiesa, appunto, come sempre piccola, però hanno spesso queste iniziative, quindi queste varie mostre che vengono fatte anche per informare e per formare, penso, le persone, per cui la mostra di Pollock, sì, attualmente è una mostra abbastanza importante, vedo Pollock a Firenze, ma non è. Bene. Io vi ringrazio ancora una volta di aver avuto questa opportunità, siete stati meravigliosi, ci avete ospitato. Lorenzo, di qualcosa anche te, soprattutto se fuori campo. Ho detto tutto, grazie. Lorenzo è uno scrittore, vediamo un ragazzo molto timido, lo dico subito, non interviene mai, ma però senta margini. Sì. Va benissimo, Io volevo grazie l'occasione. Scusa, c'è un po'. Con l'occasione volevo lasciare questo lavoro al comune di Fiesole, perché l'ho fatto specificatamente per loro, su richiesta, e ho avuto questa immaginazione, no? Questa figura che si trova nel museo di Fiesole è una del testo romano dell'epoca del primo e secondo secolo, credo, no? Di aver letto. E poi c'è un vaso, si vede poco, però un vaso alto, che è sempre in un servizio di questo vaso qua. Io ho messo anche in giro delle lettere che ho trovato su delle urne che non so cosa vogliono dire, perché non sono esperto, sono etruscolo, però mi sono un po' affascinato a queste, mi hanno intrigato queste lettere qua, che sono estremamente, sembrano informali, cioè è una cosa, è una composizione quasi astratta, se si vuole, in un certo senso, perché messe qua così, in questi sensi geometrici, sembrano quasi cose. Mi ricordava pittore Licata, pittore scomparso recentemente, che usava proprio una sua pittografia di questo genere. Poi c'era l'autore del campanile della chiesa, un pezzo di muro, perché di muro
muri qui c'è un sacco. Le mura fluste sono famose. E mi è piaciuto il gioco di valore, insomma, allora c'è questi salti sonavi che sono interessanti, tanto sono abbastanza complementari, il azzurro, il rosso, insomma, il blu, sono abbastanza complementari e torna bene, mi è piaciuto. Diciamo, spero piaccia anche a noi. Reperti antichi su un quadro vero. È vero, cercate di mettere tutto insieme, fare un buratto, no? Mettendo pezzi di cose, poi vedendo che ne esce. Un po' mi facevano futuristi quando facevano le poesie futuriste, no? La stessa cosa. E questo è il lavoro che lascio al comune di Fiesole. Noi la ringraziamo per questo e la cerchiamo molto. Molta gratitudine, piacere, sì, sicuramente. Gli troveremo un ottimo posto. La ringrazio, mi fa piacere. Lei verrà a Fiesole, lo vedrà sicuramente. La ringrazio. Grazie. Essere illuminata. Ma infatti forse rendeva un po' meno dove era collocata. Purtroppo sì, diciamo la fonte di luce. Qui devo dire che è perché sì, deve essere illuminata da dietro. Un bello, bello. Sì. Meglio un marmo alla pastella, molto bello. Trasparente. Bene. Grazie di nuovo.